Siamo in Lombardia, e per l'esattezza in provincia di Bergamo, e siamo alla Marlegno. La Marlegno è un'azienda che si occupa di edifici e strutture prefabbricate di legno. Ogni giorno qui lavoriamo con un materiale stupendo, questo, il legno. Il legno è un materiale che ha moltissimi vantaggi. È sostenibile, è naturale, è un ottimo isolante. Ma tra questi mi sento di mettere in evidenza come rispetto agli altri materiali da costruzione il legno immagazzina CO2, mentre gli altri materiali di costruzione solo per essere prodotti rilasciano all'ambiente CO2. Crediamo fortemente nell'utilizzo di legname che proviene esclusivamente da foreste che sono certificate, tipo PFC, che è una garanzia di legalità e di sostenibilità forestale dell'intera filiera. E a questo aggiungiamo anche che è nostra forte intenzione utilizzare il più possibile il legname proveniente da foreste certificate italiane. Abbiamo ideato, progettato e infine realizzato una serie di prodotti, elementi strutturali che mettono al centro la sostenibilità ambientale. Per far questo abbiamo utilizzato materia prima proveniente da foreste italiane certificate PFC e abbiamo dato vita ad un processo di produzione che impattasse il meno possibile sull'ambiente. Questo è Tavego. Eccoci nella casa campione che abbiamo costruito come Marlegno recentemente. Questa abitazione ha tre caratteristiche veramente importanti. La prima è che per tutte le strutture portanti è stato utilizzato legname proveniente da foreste certificate e foreste italiane. La seconda è che questa è una casa passiva. Cosa vuol dire passiva? Una casa che ha un isolamento adeguato per permettere il minimo consumo di energia. Terzo, che questa casa, per come è stata pensata, alla fine di vita non produrrà il minimo quantitativo di rifiuti, e questo tutto a favore della sostenibilità ambientale. Oggi più che mai gli obiettivi nel mondo delle costruzioni sono tre. Uno è quello di realizzare case che siano il più possibile performanti dal punto di vista energetico. Due, di utilizzare materiali che siano il più possibile sostenibili, o meglio, che abbiano il minore impatto possibile verso l'ambiente. E tre, fare in modo che tutto questo sia possibile a costi competitivi. E oggigiorno, anche questo edificio lo dimostra, tutto questo è possibile.